Abbiamo archiviato la partita col Siena perché non c'è tempo per poter recriminare, quindi siamo già proiettati alla gara col Cesena, gara difficile sicuramente perché secondo me è una di quelle squadre che si è rafforzata meglio al mercato di gennaio. Hanno preso giocatori che per il loro modo di interpretare il calcio sono fondamentali come Marilungo e Belinghieri, già in un sistema ben collaudato. Il percorso del Crotone deve continuare ad essere quello che è stato fino a questo momento. Non cambiamo obiettivo fino a quando non raggiungiamo la quota salvezza, e cercando sempre di esprimere quel calcio che stiamo facendo, come quello di lunedì. È normale che quando fai questo tipo di gioco, quando ti esprimi in questo modo e non porti a casa i 3 punti, c'è il rammarico, però dobbiamo continuare ad insistere su questo lavoro perché fino a questo momento ha portato i buoni frutti. No, ma io sono, no, non ho panchinari oppure titolari, durante la settimana i giocatori mi devono dimostrare quanto ci tengono a giocare. C'è concorrenza, concorrenza leale, quindi chi sostituirà Diop sicuramente lo farà nel modo migliore. Federico si è presentato già nel ritiro di gennaio in condizioni eccellenti e secondo me lunedì ha fatto una grande gara. Penso che quello che stiamo dimostrando è qualcosa di importante. Cioè, ormai abbiamo un impianto di gioco collaudato e ringraziando il Signore ce lo è riconosciuto anche dalla maggior parte degli addetti ai lavori. È normale che, vista la partita di lunedì, ancora il rammarico per qualcosina che c'è mancata c'è, però io più che altro con la società non parlo di giocatori o di uomini, ma di caratteristiche, le caratteristiche dei giocatori che possono fare al caso del Crotone. Però quello che mi preme, sul quale mi preme confrontarmi con la mia società, è che arriva un giocatore con le caratteristiche adatte al nostro gioco. Ci mancava uno come Giannone perché sapete bene che a me piace giocare a piede invertito e avevamo solo Bernardeschi, quindi quando non giocava Bernardeschi dovevamo un po' snaturare quello che è stato il nostro gioco. Non sono l'uomo adatto a cui porgere queste domande, se ne occupa la società con le possibilità che ci stanno, e quindi io alleno i giocatori che la società mi mette a disposizione. Ma non lo so, con noi già si allenano due ragazzi che sono Tripicchio e Riggio, perché ormai Davide Leto è un giocatore che è della prima squadra che ogni tanto prestiamo la primavera. Tripicchio e Riggio sono invece aggregati alla prima squadra, ma fanno parte della primavera e sicuramente sono giocatori di prospettiva.